Falsi d'autore è un progetto che nasce dall'esigenza di collaborare con la comunità carceraria di Siena. Vicino a noi c'è il carcere circondariale di Siena e ho deciso di collaborare con questa comunità, quindi ogni giovedì per 2 ore entro in carcere e riflettiamo sull'arte contemporanea. L'arte contemporanea perché ho pensato che fosse un buon modo per parlare di sentimenti, perché è una delle cose che si fa più fatica a raccontare di noi davanti ad altre persone, soprattutto in quel contesto. Io entro con l'idea di presentare un artista attraverso le sue opere, presento la foto di un'opera d'arte senza contestualizzarla all'inizio, chiedo da cosa è composto e poi le suggestioni che gli vengono in mente. Questo mi permette di aprire un mondo fatto di contesti che sono ovviamente molto diversi l'uno dall'altro. Solo alla fine, poi, quando si sono esaurite le opinioni, contestualizzo, gli racconto da cosa era formata l'opera, chi era l'artista e il contesto culturale nel quale è stato fatto. E a volte ci rendiamo conto che collimano e a volte ci dà una chiave di lettura che magari non avevamo considerato. Dopo una breve introduzione basata sulla lettura delle immagini, ho pensato che dovessero anche creare qualcosa. Ho proposto di attivamente rifare la nostra opera d'arte contemporanea. Ciascuno di loro ha scelto un'opera che fosse affine e ha riscritto il proprio concetto privato, quindi ognuno di loro ha messo del suo all'interno dell'opera d'arte. Il fatto di dare l'opportunità a loro di esprimersi è esattamente il valore che volevo dare a questo progetto. L'obiettivo di questo laboratorio è usare questo tempo nel modo più produttivo possibile. Dal mio punto di vista è un grande lusso il fatto di poter riflettere sul contenuto delle opere. Dal loro punto di vista forse è quello di avergli dato una chiave attraverso la quale poter aprire una comunicazione che non finisce solo nel momento in cui noi finiamo le 2 ore o nel momento in cui hanno finito la progettazione dell'opera, ma che mi sembra che gli abbia dato l'opportunità poi di portarlo avanti anche nella loro vita all'interno del carcere.